Che legame può esserci tra Maria e le vergini di cui ci parla la parabola raccontata da Gesù nel Vangelo di Matteo? Che cosa c'entra la parabola che Gesù racconta per parlare ai suoi discepoli del Regno dei Cieli e la festa della Madre di Dio che celebriamo oggi? Ci aiuta a rispondere a queste domande la prima lettura tratta dal libro dell'Apocalisse. Nella prima lettura il veggente dell'Apocalisse contempla la fine della storia, la città santa, la Gerusalemme del cielo che scende da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. È ciò verso cui la Chiesa tende nel suo cammino nella storia dell'umanità, quella città donata, risplendente della grazia di Dio, non costruita da mani d'uomo, ma gratuitamente edificata dal Signore, per essere la dimora di Dio con gli uomini. È come se Dio, per tutta la storia del mondo, avesse un sogno. Se per lui tutta la storia dell'umanità avesse come meta questa coabitazione, questa dimora comune di Dio con l'umanità. Da sempre Dio ha un sogno: abitare con noi. Maria per la Chiesa rappresenta già qui sulla terra un'anticipazione di questo sogno di Dio, di questa realtà. In Maria questo sogno di Dio di abitare con l'umanità, di porre la sua tenda in mezzo a noi, ha avuto un'anticipazione. In Maria la Chiesa contempla la sua vocazione, ciò a cui essa è chiamata. Vede il proprio volto, senza macchia né ruga, chiamata ad essere segno e strumento per l'umanità di quella comunione di vita che Dio sogna dall'eternità. Maria, dimora di Dio con gli uomini, rappresenta ciò che la Chiesa è chiamata ad essere. Anch'essa non frutto delle mani dell'uomo, ma opera d'arte di Dio, pronta come uno sposo per il suo, come una sposa per il suo sposo. Anche le vergini della parabola del Vangelo rappresentano la Chiesa, rappresentano i credenti in cammino verso la pienezza del Regno. E se Maria ci mostra il compimento, la parabola delle 10 vergini ci aiuta a comprendere la vita della Chiesa oggi in cammino sulla terra, la nostra vita. Ci sono 10 vergini, tutte prendono le lampade, tutte escono incontro allo sposo, tutte si assopiscono e dormono. Ma c'è una differenza in questo gruppo. 5 prendono l'olio per le lampade, 5 no. E l'olio delle lampade è la carità, è l'amore, quell'amore gratuito con cui siamo amati da Dio e che siamo chiamati a ridonare. È questo l'olio delle lampade, la gratuità dell'amore che è il cuore del Vangelo e della Pasqua di Gesù. Le 5 sagge sono come Maria e come la Gerusalemme del cielo. Esse sono un'opera d'arte di Dio. Sono state capaci di accogliere la sua grazia, il suo amore, e si sono fatte anch'esse serve di questo amore. Sono come Maria, ricolmate dalla grazia di Dio, trasformate dal suo amore.
Le cinque stolte, invece, non sono state in grado di accogliere la grazia di Dio e di ridonarla. Per questo, alla loro preghiera di condividere l'olio, le sagge rispondono: «No, che non abbia a mancare per noi e per voi». E questa risposta non è dovuta ad egoismo, ma al fatto che nessuno si può sostituire ad un altro nell'accogliere e nel ridonare l'amore di Dio. Nessuno può essere amato e amare al mio posto. Questo è un olio che non si può condividere. Se Maria è la meta a cui la Chiesa guarda, la sposa che scende dal cielo ricolma della grazia di Dio, le 10 vergini rappresentano la Chiesa che siamo noi oggi in cammino verso la dimora di Dio con gli uomini. Maria è la porta del cielo. Guardando a lei, anche noi possiamo imparare ad essere vergini sagge, con l'olio della grazia che fa ardere le nostre lampade per l'incontro con lo sposo. E nessuno si può sostituire a noi nell'amore donato e ricevuto, nemmeno Maria. Anzi, proprio Maria ci invita oggi ad essere come vergini sagge che sanno accogliere la grazia di Dio e farla ardere come luce per il mondo. Infatti, se ti scoprirai amato da Dio e se aprirai il tuo cuore all'affamato e sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Non verrà meno l'olio della tua lampada.